Accogli un profugo e io ti alzo, al massimo, i muetasi. È l'idea di Fabio Bergamini, sindaco leghista alla guida di Bondeno, comune emiliano fortemente colpito dal terremoto del 2012. C'è stato un gran boato, siamo corsi giù da casa con le tegole che ci cadevano addosso e siamo usciti di casa. Certo, la casa era qui. Era qua. Non c'è più. Non c'è più. Nel paese dove il panorama è ancora costellato di ponteggi e travi di legno, i profughi sono una ventina, tutti ospitati dalla parrocchia di Salvatonica e dall'associazione accoglienza gestita dal parroco Don Giorgio Lazzarato. Bergamini però non ne vuole neanche uno in più. Questo è un paese terremotato con più di 700 persone fuori casa e poi io credo che i danni si vedano anche nel nostro municipio e che quindi penso che per dignità, non prima di tutto, ma anche per una questione appunto di ricostruzione, prima si debba dare una mano a quelli che sono i nostri terremotati. Ricordo che ci sono anche 150 stranieri regolarmente residenti che sono fuori casa, tra cui una cinquantina di minori, e quindi io credo che la priorità sia senz'altro questa. Fa sul serio il sindaco leghista che studia la fattibilità dell'innalzamento tasse al grido di prima gli italiani. Vorrebbe aiuti economici soprattutto per i terremotati. Alcuni di loro, a distanza di 3 anni, aspettano di riavere la casa che le scosse hanno ridotto a un cumulo di macerie. Voi pagate le tasse? Su una casa che fondamentalmente in questo momento non c'è ancora, che è andata giù, noi paghiamo un affitto perché stiamo in una casa in affitto e in più ci hanno bloccato per un po' le tasse, però adesso le stiamo ripagando ancora.